2008-2012, 6.000 posti di lavoro che non ci sono più, al netto quindi dalle casse integrazioni persi, di cui 5.000 nell'industria e 1.000 in edilizia, e solo in parte recuperati dal terziario. Anzi, qui segnalo di nuovo che questa è la provincia che fa crescere il terziario in misura inferiore che in altre province. No? Delle vertenze che noi abbiamo fatto nel corso del 2012, un numero impressionante, 587 vertenze individuali e collettive, di cui più 304 insinuazioni in procedura concorsuale, di cui 243 fallimenti, 49 amministrazioni straordinarie, 12 concordate, più altre pratiche di recupero del TFR che in qualche modo sono collegate alla crisi, per un totale di pratiche nel solo 2012 pari a 1.364. In realtà un coinvolgimento di circa 9.000 lavoratori, se aggiungessimo anche i dati appunto sparsi dalla CISL, piuttosto che alcune piccole, secondo me ci avviciniamo in realtà realisticamente a circa 10.000 lavoratori, oggi oggetto di ammortizzatori sociali legati a situazioni di crisi, nelle più situazioni disparate e nelle più, diciamo così, variegate realtà.